Sotto portico, un portico, è nato, i portici sono nati proprio per incontrarsi sempre e per far dormire i pellegrini anche, perché ad Assisi tutti i portici che hanno fatto erano per far dormire tutti i pellegrini, e non solo ad Assisi, anche a Padova. A Venezia non ce ne sono. Sì, sono Dio di questo. Allora, noi invece che far dormire i pellegrini, li teniamo svegli i pellegrini e sentiamo queste due poete, perché la Antonella Barina ha detto che non si dice poetessa, si dice poeta. Queste due poete che più volte potete aver letto anche su Terra e Acqua, anche sull'ultimo Terra e Acqua, la Roberta ha scritto un articolo, la Lidia ne ha scritti 30 poesie forse su Terra e Acqua, forse, e perciò siamo qua. La Monica ci sta in questo momento facendo il grande favore, lei ci ha detto: guarda, a me piace cantare, vengo e canto, però c'è anche un pezzettino del suo coro, il coro degli imperfetti. Però abbiamo provato adesso 2 minuti, quindi... Siamo pienamente imperfetti. No, volevo dire, Michele, no, ma tu mi hai pubblicato più di qualche poesia. Sì, certo. L'ultima, non una. Sì, no, l'ultima è questa qua, c'è qua. Forse... C'è qua, voi avete il Terreaco qui davanti, e vedete che la Roberta Vasselli ha scritto Fosso e non Fosso. Perché le fosse sono diverse. Esatto. Allora, sì, Roberta leggerà delle poesie e invece Lidia leggerà dei raccontini. Siamo giù, è giusto così o no? Hai cambiato? Un racconto e le poesie, tre poesie che sono brevi. Intanto cominciamo con Roberta che legge la prima poesia. Bene. Ok. Scusate. Prego. Non pensavo. Allora, buongiorno a tutti quanti. E... sì, no, ieri non ce l'avevo proprio, quindi temevo. Allora, buongiorno a tutti e grazie della presenza. E quindi ho fatto queste poesie ex novo perché mi piace comunque sempre farne di nuove. Sono sulle mente, ovviamente. Siamo alberi. Allontanate le braccia verso il cielo, nel groviglio dei colori, che dall'estate cederà al diafano autunnale. Mi assottiglio, ramo, fino alla foglia, rifugio d'ombra. Le gambe di radici forti, avvinghiate alla terra, sono la potenza per la mia altezza. Siamo alberi, d'ogni specie, che rinfrescano le tue estate afose. Siamo ciò che tagliate senza dolore udire. Le nostre urla profonde dentro alle tue orecchie sorde, non giungono da sempre. E tu, spietato, laceri il nostro corpo legnoso, deturpi la chioma dei nostri verdi capelli, a dissanguarci a terra fino al rantolo finale. Il corpo ormai senza vita è portato via. Resta un buco, un vuoto, un che vuoi che sia. Siamo in prestito come la terra, e tu ne abusi. Siamo l'aria pulita che respiri, il fresco estivo, la tua sopravvivenza. Hai mai pensato come starai senza? Grazie. Monica, quante ne avete preparate? Boh, tre, posso fare una prima. Allora Lidia, leggi sì, tu. Sì. Lidia scrive molti libri, questo è l'ultimo che ha scritto. Chi lo vuole comprare, eccolo qua, si chiama In viaggio col topo. Siamo qua, stiamo parlando di animali. E ne ha scritti anche altri, abbiamo presentati anche all'Ecoistituto, ciao Maurizio. Ciao. Quindi è sempre in questo filone, soprattutto rivolto ai giovani, ai ragazzi, ma non solo. Questo libro è formato da 10 racconti, di cui 8 hanno animali, per cui sono anche animalista, mi ha definito così Michele. Ecco, ha vinto un premio
a Cosenza, primo premio Pirro Schettino, e è uscito di recente. Quando canta il merlo. Mauro, 5 anni compiuti da poco, stava seduto sulle ginocchia del padre e insieme guardavano un libro di animali della savana, regalo della nonna, proprio per il suo compleanno. Era un ricciolino bruno e vivace, non sapeva ancora leggere e ascoltava il papà che invece leggeva le didascalie sotto le illustrazioni degli animali. A Mauro piacevano immensamente e poneva 100.000 domande. «Ma si trovano da noi? Li possiamo vedere in montagna?» chiedeva. «No, si trovano in Africa», rispondeva il padre. «Leoni, elefanti, gazzelle, coccodrilli, giraffe». Ecco, le giraffe le piacevano più di tutti. In un'illustrazione che ne mostrava una a busto, il muso umido e dolce, gli occhi grandi, cigliati. «E non si possono vedere?» continuava a chiedere. «Puoi vederle alla televisione, in qualche documentario», rispose il padre. «Lo so, ma io vorrei vederle vere», insisteva il bambino. Il padre si grattò la testa. «Bisognerebbe andare in uno zoo, ce n'è uno sui Colli Euganei». Immediatamente Mauro saltò su. «Mi ci porti, papà?» supplicando. Il padre, ecologista com'era, odiava zoo, circhi, gabbie e tutto ciò che può strappare un animale dal suo habitat e farlo prigioniero, per cui rispose distratto: «Quando cantano i merli?» Mauro conosceva i merli, li vedeva nel cortile di casa che dava su un vasto parco a prato dove si ergevano alberi alti e cespugli e becchettavano i merli. Era gennaio e i merli avevano le piume gonfie per il freddo che li facevano apparire più grassi e tondi. Incominciò ad ascoltare per sentirli cantare, ma sentiva il verso del pettiroso sceso dalla montagna col suo tintinnio come di vetro spezzato. Dicevano il gelo, ma i merli no, non cantavano. «Quando canteranno i merli, papà?» chiedeva quasi tutti i giorni il bambino, che non stava più nella pelle per l'attesa. «Presto, presto canteranno», rispondeva il padre che si era già pentito della promessa. Sperava che il figlio se ne dimenticasse. Per accontentarlo, almeno in parte, comprò un filmino sugli animali della savana e glielo fece vedere una sera prima di andare a letto. Mauro lo guardò, ma non era soddisfatto e continuò con la solita tiritera. «Cos'è questa storia del merlo e dello zoo? Mauro ne parla persino con i suoi compagni all'asilo», intervenne la mamma, che aveva colto a spezzoni di frasi. «Niente, niente, che mi toccherà portare allo zoo dei Colli Euganei», disse il marito. «E tu non ne hai nessuna voglia», rise la moglie, che non sapeva chi fra marito e figlio fosse più bambino. L'uomo si strinse nelle spalle contrito. Oltretutto gli dispiaceva che il figlio andasse in giro a dirlo ai compagni, che chiedevano: «Quando ci vai allo zoo?» «Quando canta il merlo», rispondeva Mauro, e gli altri lo prendevano in giro, trattandolo da allocco. Per distrarlo lo portarono qualche giorno in montagna a sciare. Mauro si muoveva bene sulle tavole nei brevi tratti a pendio sin da quando era più piccolo. Si divertiva con il papà e con la mamma. Dopo aver sciato nel pomeriggio prima di buio facevano passeggiate nel bosco. Un giorno in un prato fresco di neve fecero un pupazzo. Ci lavorarono tutti e tre, chi faceva il corpo, chi la testa, chi cercava le pinne piccole e tonde per gli occhi. Più brava di tutti fu la mamma, che il giorno seguente portò un vecchio berretto rosso di lana e glielo posero sulla testa. Fecero foto a non finire e insieme danzarono intorno all'omino tenendosi per mano. Sembrava fatta, invece una volta tornati a casa, Mauro si ricordò tutto, solo che non chiedeva più e non ne parlava. La mamma si era raccomandata di non dire più niente a scuola, per paura che lo prendessero in giro. Ma Mauro, anche se stava zitto, ci pensava, finché un giorno non ne poté più e chiese al papà: «Ma quando cantano i merli?» «Presto», borbottò il padre, che sperava di non sentirselo più chiedere e temeva il momento in cui i merli avrebbero cantato sul serio e lui avrebbe dovuto mantenere la promessa.
20 febbraio a scuola ci fu un'epidemia di influenza e Mauro si ammalò. Mi stanno domandando, ma come va a finire? La ebbe forte, con la febbre a 40, la mamma con le cure di medicina rimetteva anche le pezze ghiacciate per far scendere la febbre. Passerà presto, diceva il marito, che guardava preoccupato il figlioletto. Invece non passò, ci furono complicazioni broncopolmonari, la febbre continuò per giorni e giorni. Il medico, dopo averlo visitato per l'ennesima volta, disse: se non scende la febbre, bisogna portarlo all'ospedale. I genitori erano angosciati. La mamma non si alzava dal lato del letto e il papà, quando tornava dal lavoro, andava e veniva fuori e dentro la camera. Non sopportava di vedere il figlio con il viso arrossato di febbre e gli occhi lucidi e lacrimosi. Dovettero darsi il turno anche di notte. Mauro respirava male, con gli occhi chiusi, continuava a dormire. Poi si svegliò, la febbre era calata, il respiro tornato regolare. Il papà le teneva la mamma una mano quando il figlio cominciò a parlare. «Senti papà, cantano i merli!» Il padre singhiozzò di gioia, di sollievo. «Sì, sono i merli che cantano, preparo i nidi!» E aggiunse: «Andremo allo zoo a vedere le giraffe, tesoro mio!» Adesso sentiamo invece dei merli che cantano, canta armonica, Marco, Rosanna e Franca. E mi me ne sono donde che feva e squele i godi sfiogando e a spinetta ai altri giochi. Malghera, go camminavo per terra fino a Fusina. Dal trasto alla sentina, combatte linda sciopo, andeva de galoppo alla sue. Goda la bomba in trio ai do castelli. Ho visto l'orto di Abrei o tutte le vignole da Evigno in trio e sore tu. Ha un sacchetto e non respiro. Sembra un gioco, ma è un delirio.
tutto è stato imprigionato da uno strato plasticato. Muore il pesce dentro il mare, muore il fiume e tu stai male. Microplastica ingoiata, macroplastica gettata. Folle, folle consumismo. Chi compra butta, butta e compra. Mare, terra, sarantomba. Non buttare, non sporcare, non uccidere l'ambiente, non ti salverà più niente. Uomo stolto ed avventato, guarda cosa hai combinato. Con il cellofan rivesti tutto ciò con cui poi resti. Grazie. Soldi. Con i soldi hai comperato, pensi, tutto il vicinato? Le poltrone dove siedi, sopra quei fastosi arredi. Tutto ciò ti ha impoverito, dentro l'animo svanito. Te la tiri e poi ti vanti, sempre in posa per i quanti, che ti fanno pensar che sei il gran uomo che non c'è. Credi di comprare tutto, ma né amore, né salute, né amicizia, né pietà, né gioia, né compassione, resti solo un gran cialtrone. La ricchezza, vedi caro, non aumenta la bellezza, non fa crescere in altezza, se sei bello resti tale, se sei brutto più sfigato, ma null'altro ti viene dato. Resta quindi ben a terra, che il tuo Rolex non ci appanna, tieni pure il conto in banca. Noi restiamo quel che abbiamo, senza credercela, noi siamo. Grazie. È una canzone che chi ha un'anima un po' sarda la conosce. Sarda. Non poto riposare. Non poto riposare, amore coro, pensando a te esodo un sì momento, noi stesi in tristura brenda e oro, né in dispiacere o pensamento. T'assicuro che ti è solo un ramo, che t'amo forte, t'amo, t'amo e t'amo. Amore mio, prenda te stimare, s'affetto mio a te è solo esdau. Sarasa volare, mille portasa sora e popolau, provenerne si prodi salutare, sa terra cosa non attabissare, si messere possibile. Angelo di spirito invisibile piccavo las formas che furavo da e che lu susole sosistetto se formavo un mondo bellissimo protene pensare cada bene, un mondo bellissimo protene, pro poter dispensare cada bene.
dei sardi ormai. Ma la canta benissimo. Allora, a te le due poesie. Sì. Lidia. Ah, hanno colore d'acqua gli occhi dell'autunno, immersi nelle rogge dove galleggiano le foglie. Il sole, ravvolto di tepore, dura poco, scende presto il tramonto nel cielo deserto d'uccelli. La nebbia ragnata su vigneti, soffice coltre bianca, che già profuma di neve il nero della notte. Chiusa in un guscio di madreperla, potevo ancora sognare. Il ventre marino profumava d'alga, legava nodi d'amore, formando coltri dove ancora dormire, come fossero morbidi abbracci che non si scioglievano. Aspettavo l'alba, il tepido sorgere del giorno, dal nuovo apparire. Sono bene. Un'altra? Sì. Lingua di lucertola setata di sole, che di campi fiorisce, fra le strade, i fossati, all'iguana assomiglia nelle isole lontane, a catturare gli insetti, che trova carezze di chi con amore la cerca, vizzata come una spada di fiero guerriero, a sfidare gli eventi, quieta lungo i muri, fra le pietre sconnesse. Voi avete sentito lei la lettera, ma quando le leggete invece sono scritte, hanno una strana costruzione per cui le frasi non finiscono alla fine del verso, ma vanno a capo, e quindi tu quando leggi devi stare sempre così, molto attento, insomma, se no non ci stai. Grazie Lidia. Sentiamo un altro giro, altra cosa. Su compagna avanti sempre, non vale che vinceremo, uso perle impireremo chi che torto ne darà. Su compagna avanti sempre, non vale che vinceremo, uso perle impireremo
pareva proprio Lotta per notare arrabbiare in finale Gandiano Roberta l'ultimo giro no, 2-1 2 sì dai perché così chiudiamo ok la terra in prestito ti sei mai chiesto cos'è l'aria? Non è il maestrale che rotola sul mare, è l'atmosfera in colore che vivi, sostanza in odore, ossigeno che respiri. È narcotizzato questo pianeta, con i tuoi veleni, con la tua plastica, hai creato isole, hai starato il clima, stai bevendo ghiacciai e questo disastro non basta mai. La terra è in prestito, te lo sei scordato? Pensi di vivere l'eterno, scriteriato. Sei ingordo, sordo, avido, sei lucida pazzia. I pazzi veri, pensi, sono quelli che tu additi, ma tra i finti ci siete voi, banditi. Ho perso il senso delle cose, della vita. Questa poesia tra poco è già finita. Come gli anni che restano ad ognuno, come gli alberi che uccidi ad uno, hai stravolto tutto, sei un perdente, un mostro, costruisci agnelli d'oro in ogni posto. Tornerai ad adorare solo terra, perché davvero sei niente senza quella. E l'ultima, che l'ho fatta oggi. Ero al telefono con mia madre. Come sono? Sapete come le fare? Sì. Lo sapete? No. Cioè, Roberta, ci sarebbe bisogno di fare una poesia sugli alberi che stanno tagliando. Sì, sì. 5 minuti dopo arriva Roberta, l'ho scritta. Era così, è così. Così. Ditemi se sarà dato. Chiedetemi. E vi sarà scritto, anzi. Sepoltura climatica. Una mano legnosa esce dalla terra, ha una bandiera bianca tra dita senza pelle. Silenzio epocale. Escono ombre tinteggiate di fumo. Sembrano di un antico passato, forse ieri? No, tanti anni fa, quando la terra era sana, risorsa rispettata. Lagune di lacrime scendono da ghiacciai sempiterni, in presepoltura. Ti stai arrendendo, uomo? Hai gettato le tue armi? Le hai rese innocue? Le hai distrutte? Maceri chilometri di foreste per arricchirti ancora. Ancora quanto? Bruci alberi per costruire, arrivare al cielo. Quel cielo, bucato d'agonia, dove l'aria ormai è rarefatta, come la tua voglia di non amare ma distruggere. Riccanza degli oceani, monti, prati, laghi, fiumi, stanno andando in fumi. Api, uccelli, pesci, quante estinzioni inneschi. Provvedi e se non credi ti salvi un Dio, non Dio denaro. Ciò che distruggi sarà contro di te. Un tombale scenario, una sepoltura climatica, cinica, atroce, selvatica. Grazie. Una cosa dura, Roberta. Sì. Questa è l'ultima allora, Monica? Sì. Bene. No, Marco, non è l'ultima allora. Guardate che poi c'è la bellezza col video di ci sei Nicola? Sì. Di Nicola Cisternino, però dobbiamo andare dentro a vederlo perché è un video appunto e non si può vedere che. Cantar.
gli oppressi, la guerra agli oppressori, la pace dagli oppressi, la guerra agli oppressori. Addio cari compagni, amici luganesi, addio bianche di neve, montagne di cinesi, i cavalieri erranti sono trascinati al nord e guardano cantando con la speranza in cuore, e partono cantando con la speranza in cuore. Petro Gori, Vito Cocciante.